Perché nasce questo movimento politico e chi è? Sì, io ci sono. Innanzitutto io ci sono. Nasce perché c'è un'esigenza che noi sappiamo tutti che purtroppo c'è un vuoto politico e non esiste più destra e sinistra, le ideologie ormai sono saltate e quindi questa antipolitica e questo civismo in qualche modo sembra di fare un po' a cazzotto, invece noi dobbiamo cercare di farli convivere insieme, perché insieme si può costruire un nuovo percorso. Dobbiamo ricostruire una classe dirigente, dobbiamo costruire dei valori, dobbiamo costruire innanzitutto l'idea e una programmazione territoriale, perché molte volte viene abbandonato, o meglio, nel momento in cui uno va al governo si dimentica del territorio, oppure si ricorda in tanto, e questo non è più possibile. Il movimento mette insieme chi non ha avuto spazio nei partiti? No, non è proprio così. Il movimento mette insieme praticamente coloro che non si riconoscono più nei partiti. Ci sono molti politici che non si riconoscono più nei partiti, non hanno più la forza di poter assistere allo scempio che sta succedendo. E quindi alcuni politici ravveduti, alcuni politici seri cercano di trovare strade alternative, e queste strade alternative le devono trovare per forza con la società civile. Insieme forse si può costruire qualcosa di buono. Qual è il primo passo del movimento? A settembre praticamente noi costruiremo un work di cui attualmente non abbiamo nessun programma e non abbiamo nemmeno delle idee, perché non sono come le buste di patatine che si va a comprare. Il programma ormai oggi tutti i partiti scopiazzano, tagliano, copiano, non si fa così un programma, e le idee devono essere delle idee del territorio. Quindi pertanto a metà settembre ci sarà il work, dove ci sono 10-12 tavoli tematici, ogni tavolo 10 persone che discutono su quella materia, e da lì che praticamente nascerà il nostro programma e le nostre idee. Yeah.